Ricardo, how exciting but also challenging has been to recreate Dampfer's world? I think about the villages of the early 90s, but also to adapt for the screen the comic books. Allora, sicuramente è stato un challenge, è stata sicuramente una sfida, adesso pensarci bene, veramente gigantesca, però mi sentivo a mio agio perché sapevo che di fianco a me avevo delle persone motivate, avevo anche delle maestranze italiane con un'esperienza incredibile a livello internazionale che permettevano a me di concentrarmi sul mio lavoro e mettermi a mio agio. È sicuramente stato, allora io voglio anche fare... Voglio dire che però Dampir, il lavoro che è stato fatto da Boselli Colombo e da Maio nei disegni è stata una cosa che è stata sicuramente, cioè è molto bello quando parti che hai già in qualche maniera un immaginario da cui sai che devi poi trasformarlo in live action, però hai già un po' la linea guida. In realtà per me quella linea guida lì, che poi sulle storyboard, perché ne abbiamo creati quasi 1000 tavole, perché questi lavori vanno fatti in questa maniera qua, ci ha permesso di avere una linea guida e di far sembrare quello che inizialmente poteva essere, anche sembrare difficile, ci è venuto naturale, perché avevamo proprio una base di lavoro solida da cui fare riferimento. Gorka says that love is overrated and he prefers fear. In your opinion, how can we fight the hegemony of fear in which we live? Yeah, we've always had to fight fear. I think there's, at the moment, we have so many fears, and the overriding fear, I think, is to do with our climate and our planet. And I think I see it in a younger generation very viscerally that they are frightened, that they're frightened of those things. But I think we have to confront our fear not in an individual way. We have to share our fear and be open about our fear. I think we have to reach out. I think our real savior is about our vulnerability and about being open about our vulnerability. I think we see fear, we see a weakness in expressing our fears, and I think it's a strength to be able to express our fears because that makes us more connectable and more human to each other. I think we're so busy being separate at the moment that the more we can find common ground, the better it is for everybody. Riccardo, how did you work with Lorenzo Tomei on the soundtrack? Because I think that he made an incredible job because the score is full of different tones. I think of the Balkan sounds, for example. Allora, bellissima domanda, perché infatti con Lorenzo è stato fatto un lavoro gigantesco, gigantesco perché è durato molti anni. Io con Lorenzo avevamo già scritto il tema di Dampir un po' alla Leone, ancora prima di girare il film, ma perché volevo proprio vedere, insomma, cioè più si arrivava preparati sul set e meglio era. Lorenzo è stato bravissimo perché si è creato una squadra anche proprio degna di nota, nel senso che questi tipi di lavori sono lavori che devono essere orchestrati, bisogna avere delle persone che hanno un'esperienza anche molto, diciamo, che si è portato sempre una maestranza italiana, questo fonico di mix, Davide Donadello, mi sembra che si chiama, che ha vinto l'Emmy con Chernobyl. Si è portato un po' un pezzo di team di Villeneuve su questo film e gli ha permesso sicuramente di esplorare ancora meglio il suo incredibile talento e le visioni. Anch'io ho amato e amo e amerò per sempre le musiche che ha fatto Lorenzo perché sono bellissime, secondo me. In your opinion, which is the strength of this story? I think the strength is its setting. I think setting a story like this, which we know the trope of, but we're setting it in a war zone, in a very tragic recent history that we all know and sort of went through, even by proxy. It was close to all of us. I think that's the strength, is seeing the personification of evil in a setting that we all have memories of. I think that's the strength of the film, and certainly what attracted me to telling this story. Thank you so much for your time. Thank you Grazie very mille, much. sai. Questions. Thank you. Thank you. Ciao.